There's a lot of seeds that will steal the whole fight whenever possible. When ducking and spend their 10 hours fight curtain. Benvenuti sul mio canale, sono Irene e oggi vi racconto l'esperienza del rinnovo del visto. Come vi ho già raccontato nel video dedicato ai visti, ne esistono di mille tipi, ma la procedura per ottenerlo è uguale per tutti. Cambiano alcuni documenti che dovrete portare, ma quello dipende da visto visto, quindi ogni caso a sé. Per prima cosa assicuratevi che il visto non sia scaduto e che non scada nei 6 mesi successivi al rinnovo del visto, perché se così fosse non ve lo farebbero e poi se il passaporto vi scade dopo 6 mesi dovrete rifare il visto, rifare tutte le carte. Non è divertente. Assicuratevi anche di avere uno sponsor se ve ne serve effettivamente uno e tutta la documentazione che vi viene richiesta. In totale sono stata all'ambasciata americana in Italia 4 volte, 2 volte per chiedere un visto e altre 2 volte per rinnovare un visto che già avevo. Dal momento che ho rinnovato il mio visto studente da poco, vi faccio vedere quella che è stata la mia esperienza e tutta la procedura che ho dovuto fare per rinnovare questo benedetto visto. Primo, il passaporto non era scaduto. Yay! Prossimo! Secondo, avevo il documento fornito dall'università I-20 con una firma valida perché fatta negli ultimi 6 mesi. Yes! Terzo, il documento di S-160, che fortunatamente si fa online perché è un processo veramente laborioso. Vi richiedono tutta una serie di informazioni e di dati che probabilmente non avete a portata di mano. Quindi dovete collezionare tutte le informazioni e poi potrete effettivamente compilare questo form. La fortuna è che si può salvare e quindi fare in piccoli pezzettini, in piccole parti, non dovete compilarlo tutto in una volta unica. E qua abbiamo il nostro primo costo, infatti il DS-160 costa un minimo di $160, poi dipende a seconda del visto che state richiedendo o rinnovando e questo DS-160 potrebbe costare di più o di meno. Se per una serie di sfortunati eventi non potete rinnovare il visto o non potete richiedere il visto e ormai avete già pagato questa tassa, mi dispiace ma non può essere rimborsata e quindi sono andati persi. No! Se poi è la prima volta che state chiedendo un visto da studente, dovrete pagare pure la tassa I-901. Fortunatamente si paga una volta sola, quindi per il rinnovo non dovrete ripagare questa tassa. Dovete solo portare una copia del pagamento e nient'altro. Altri documenti che vi serviranno sono un estratto bancario, scritto in inglese dalla vostra banca in Italia, che attesti che abbiate abbastanza fondi per poter seguire l'università e allo stesso tempo mantenervi. Un documento che fa vedere tutte le classi che seguirete quel semestre e anche un documento che attesti che avete dei legami veramente forti con l'Italia e che quindi alla fine del vostro visto ritornerete e non provvedete a rimanere illegalmente negli Stati Uniti. Ultima, ma non ultima, una fototessera che in tantissimi si dimenticano. Ne basta una perché quello che fanno è fare una scansione della fototessera che portate, quindi quella che avete fatto la potete riutilizzare per altre cose. Una volta compilate tutte le carte, raccolto tutti i documenti, avete fatto tutto online, avete pagato, siete finalmente in grado di prenotare un appuntamento in ambasciata. In Italia di ambasciate americane ce ne sono 4, Milano, Firenze, Roma e Napoli e teoricamente a seconda della regione dove vivete dovreste fare riferimento a una di queste, ma in verità conta veramente poco. Infatti la mia ambasciata di riferimento sarebbe Milano, ma a Milano ci sono stata 2 volte su 4 e le altre 2 volte sono stata a Roma e a Napoli. E se mi capita un imprevisto e non posso andare all'appuntamento? Nessun problema perché sul sito dove avete prenotato potete cambiare la data, l'ora e anche l'ambasciata. Se volete. La cosa negativa di tutto questo potrebbero essere i tempi di attesa, che con il Covid, neanche ve lo dico. Il rinnovo è stata un po' un'avventura. Story time! All'inizio del 2020 avevo già prenotato il mio appuntamento in ambasciata per l'estate, avevo già pagato tutto, già fatto tutte le carte e poi è scoppiato il Covid e la pandemia. Il mio appuntamento in ambasciata fu cancellato. Non si sapeva quando le ambasciate avrebbero riaperto, non si sapeva assolutamente niente, sta di fatto che io tornai in Italia nella speranza di riuscire a prenotare un altro appuntamento prima dell'inizio delle lezioni a settembre.
non c'è assolutamente niente disponibile per mesi e mesi e settimane e settimane, e controllavo praticamente il sito degli appuntamenti tutti i giorni, minimo 10 volte al giorno. Morale della favola, il primo appuntamento disponibile che avevo trovato era a metà settembre, quindi dopo l'inizio delle mie lezioni, però controllando tutti i giorni sono riuscita a trovare un appuntamento al 29 di luglio per il 31 di luglio. E niente, l'ho preso! Sono partita il 31 mattina alle 4 per arrivare a Roma alle 9, fare l'appuntamento alle 10, ho ripreso il treno e sono tornata a casa alle 4 del pomeriggio. Woohoo! In 12 ore ho fatto il visto! Vi insegno un trucco, c'è un link sul sito del governo che vi fa vedere quali sono i tempi di attesa per ogni ambasciata. Consiglio spassionato, non aspettate l'ultimo minuto per fare tutte queste carte. È arrivato il giorno dell'appuntamento. Che vi dovrete portare? Solo i documenti, perché tanto vi prendono tutto, dovete lasciare tutto all'ingresso, quindi non ha senso portarsi altra roba. Se proprio volete, un libro, perché mentre aspettate almeno avete qualcosa da fare. L'appuntamento di per sé è diviso in due parti. C'è la prima parte dove i funzionari italiani vi guardano tutte le carte, se avete pagato tutto, se avete la fototessera. E poi la seconda parte invece è il colloquio vero e proprio, dove c'è un funzionario americano che vi può chiedere qualsiasi cosa della vostra vita sociale, personale, lavorativa e quant'altro, ed è lui che decide se darvi il visto oppure no. Non fatevi prendere dal panico se alla persona prima di voi hanno negato il visto. Tutto normale. In 3 volte su 4 che sono stata in ambasciata ho visto persone alle quali il visto è stato rifiutato, quindi succede più spesso di quanto si pensi. E soprattutto, se viene rifiutato, non viene data una motivazione. Tenete presente che per l'appuntamento in ambasciata vi ci vorranno almeno un paio di ore, quindi non mettetevi altri appuntamenti dopo. Spero che abbiate un'idea un po' più chiara della procedura per richiedere un visto o rinnovarlo. Vi lascio tutti i link qua sotto e fatemi sapere come va la vostra avventura in ambasciata. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare la tin 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 per ricevere tutte le notifiche per quando metto un nuovo video, e a seguirmi su Instagram @IreneChapters. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, e fino ad allora, ciao, fate bravi! C'è la lista della spesa. Allora, pistacchi, latte, uova, e trovi ci saranno, quasi finito. Niente, ve ne andate via sereni come il sole.